Passiamo all'1-1 tra Verona e Udinese. Per il commento la linea va a Stefano Bizzotto. Verona alla caccia del 17° risultato utile consecutivo, non perde infatti in campionato dal 29 gennaio, 2-1 a Lecce. Per l'allenatore Perotti uno stimolo in più, in carriera non ha mai battuto l'Udinese, ma l'Udinese ha un avvio bruciante. Jorgensen gira per Muzzi che si coordina, il palo, poi il pallone carambola su Ferrona, arriva a Sosa che sciupa banalmente, è il secondo minuto. La replica del Verona, Oddo sulla destra, va al cross, Mutu si alza, colpisce il palo, poi la difesa friulana sbroglia e siamo in parità nel numero dei legni colpiti. Ancora Mutu, lavora un pallone sulla sinistra, il suo cross diventa un tiro, Turci in affanno, si salva in due tempi, in agguato c'era Gilardino. 19° contropiede di Muzzi che poi si ferma, attende l'arrivo di Fiore, il destro di Fiore, Ferron respinge e Laursen allontana. Ospite indesiderata, mentre vediamo Fiore, arriva la pioggia sempre più insistente. 26esimo, Oddo con buona intraprendenza va al cross, Mutu sceglie bene il tempo ma il pallone termina fuori. Il terreno si appesantisce, ne fa le spese Leonardo Colucci che nel contendere un pallone a Gianni Cheda e Fiore si procura un infortunio all'inguine. Al suo posto Italiano e proprio Italiano regala l'ultima emozione del primo tempo. Il destro da 25 metri, Turci in angolo. Con il vantaggio di Massimo Serena andiamo alla ripresa, colpo di scena, Borriello seguito dai due capitani fa rimbalzare il pallone, c'è aria di sospensione, poi si prosegue. Nel Verona Bonazzoli al debutto, al posto di Mutu, meno velocità, più chili. Passa proprio il Verona, tunnel di Salvetti a Bertotto, poi Gilardino è bravo a non perdere la coordinazione nella palude dell'area udinese. 1-0, quarto gol in A per il 18enne Gilardino che poi esagera nei festeggiamenti e Borriello a malincuore lo ammonisce. Fuori Gianni Cheda, dentro Iaquinta, un attaccante, l'Udinese rischia il tutto per tutto, ma il Verona a far rischiare grosso all'Udinese. C'era forse un rigore per il mani di Sottil, non visto però da Borriello. Arriva il pareggio dell'Udinese da Gargo a Muzzi, il controllo di spalla, il destro per l'1-1, proteste del Verona ma il gol sembra regolare, il controllo è con la spalla di Muzzi che poi si coordina bene, va al tiro e siamo 1-1. È il momento migliore dell'Udinese. Diaz ruba palla a Oddo, il cross Muzzi prolunga per Sosa, decisiva l'uscita di Ferron a cui non difetta il coraggio. Poi due cose belle nella stessa azione, Iaquinta che si libera stupendamente di Cvitanović, il cross e il colpo di testa di Sosa che spiazza Ferron ma non inquadra lo specchio della porta. In chiusura Gilardino danza nel fango, entra in area, finisce giù dopo il contatto con Bertotto, vorrebbe il rigore Gilardino ma anche in questo caso Borriello è di parere diverso e qui si chiude la partita, possiamo staccare. All'insegna del gioca e lascia giocare, Verona e Udinese hanno fatto l'impossibile per dare un senso ad un pomeriggio troppo spesso rovinato dalla pioggia, occasioni tante le abbiamo viste, risultato in fondo giusto, gioco così così ma non certo per colpa dei protagonisti, anzi di positivo l'intraprendenza dei vari Gilardino, Bonazzoli, Iaquinta, tutti giovanissimi con un grande futuro davanti, insomma c'è del buono nel calcio italiano a dispetto del continuo via vai di stranieri. 17esimo risultato utile consecutivo, il Verona che è stato di Prandelli ed è di Perotti eguaglia il record di un altro Verona, quello 82-83 allenato da Bagnoli. È tutto, linea a Maffei.